Oh, là là, finalmente, finalmente siamo arrivati all'episodio di Dragon Ball Super 97. Iniziamo sto cazzo di torneo dopo 10.000 mesi passati a vedere puntate del cazzo. Finalmente arriviamo a vedere il torneo. E la prima puntata è stata media. Ragazzi, prima puntata per me media, perché porca miseria mignotta, devono parlare, e mi sposto, devono parlare sempre la cazzo di cane. E aggiustiamo la videocamera. Non è normale sta cosa, anzi mi dà molto molto fastidio. Perché cosa si vede in questo episodio? Si vede per un 10 minuti dei spari casuali. Cose interessanti però si è visto Goku già, diciamo, alle strette, già dove ricorre la trasformazione Super Saiyan Blue per non cadere da un ring, perché un avversario lo stava portando fuori dal ring. Si dice, prima si era detto che chi cadesse dal ring finisse nel vuoto, nel coso, invece no, cade nel ring e ritorna sugli spalti, quindi ragazzi, niente di che. Però mi sorprende che i due Zeno abbiano due pad. Questi qua non lo so, mi sembrano strani, veramente strani. Forse per valutare magari il guerriero più valoroso, non lo so ragazzi, non lo so. Sta di fatto che poi vediamo C18 combattere contro uno dei Troppetoppers e C17 addirittura combattere contro due dei Troppers o Toppers, com'è che si chiamano? Goku vuole andare subito contro Toppo, ma viene fermato. E Freezer e cazzi e mazzi, Freezer, Vegeta, C17, C18, Goku fanno i cazzi loro, se ne vanno per i cazzi loro. Mi sorprende la cosa di C18, ragazzi, perché comunque deve stare appreso al marito, invece di andare per i cazzi suoi. Rimangono a fa squadra Tenzinhan, Gohan, Junior, Krillin e manca uno. Che cazzo è l'altro? Allora ragazzi, momento, sono 10. Gohan, Junior, Tenzinhan, Krillin e Muten rimangono a far, diciamo, squadra. Infatti poi vengono accerchiati e vedremo nel prossimo episodio come andrà a finire. Però ragazzi, porca miseria, all'inizio del torneo non si capisce una mazza, ci sono persone che si tirano pugni, però di combattimenti belli, vabbè, naturalmente siamo all'inizio, ecco perché dico che è iniziato in maniera media, per non dire quasi schifosa, perché no ragazzi, no. Sono stati eliminati già due, una farfalla, eliminata da Basil del non universo, la volpe, come cacchio, sì, lupo rosso del non universo, e l'altro eliminato da Goku del quarto universo. Vedremo un po' come andrà a finire, poi vediamo durante l'episodio Jiren che rimane lì immobile, ragazzi, mamma mia, si sta per avvicinare uno, ma come si avvicina? Se ne scappa, ragazzi, se ne scappa, perché capisce forse che lui probabilmente è più forte di tutto il ring, ma vedremo un po' come continuerà la questione. Io spero che il prossimo sia davvero interessante, avevo un hype incredibile, anche io, ragazzi, ero eccitatissimo. Questa citazione mi è un po' svanita anche. Però, ragazzi, sono fiducioso. Nel prossimo episodio, secondo me, vedremo delle belle cose come abbiamo visto dalla preview. Vegeta, Goku, Super Saiyan. Già trasformati in Super Saiyan per risparmiare le energie. E speriamo davvero di vedere tante belle mazzate. Ho notato una cosa: si è ripetuta una scena due volte. Questa è una cosa tipica di Dragon Ball Z che mi ha sempre dato fastidio, ragazzi. Perché cazzo fate ripetere le scene due volte? Boh. Non lo so, non lo so ragazzi. Episodio. Passiamo il primo del torneo, il primo ufficiale perché è il torneo del potere. Il primo episodio, non so, è stato l'80 80 qualcosa, non mi ricordo di preciso, però per me questo è il primo vero episodio sul torneo del potere. Nemmeno quello di prima, ma proprio questo. Ragazzi, spero di vedere un torneo interessante e noi ci vediamo prossima settimana o di lunedì o martedì o massimo massimo mercoledì.